Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo sarà il video 4000 calorie challenge. Darei il via a questo video perché ho fame, quindi iniziamo subitissimo. Qui ho la mia tazza della Haribo con l'acqua, perché altrimenti quindi inizio, essendo che è mattina, inizio da qualcosa di dolce, quindi io inizierei con il Kinder Bueno Dark. Allora, in questo video vedrete tutte cose che io non ho mai provato, quindi iniziamo dal Kinder Bueno Dark. Sì, scusatemi se mi inceppo con le parole, ma capitemi, cioè, sono le 9:50 di mattina. Allora, che profumo. Carte a terra, rigorosamente a terra. Iniziamo. È insolito Kinder Bueno. Mi avvicino un pochino, pochino, pochino. Così io mi potrei vedere meglio. Non si sente che è cioccolato fondente. Sembra di star mangiare il normale. Sembra il Kinder Bueno normale, no? Scioccatissimo. Rivelazioni. Strabuono. Ottimo. Ho scelto di prendere l'acqua e non il latte, perché comunque il latte poi mi gonfiava e quindi no, mi voglio godere il video. Allora, io andrei con il salato. Sì, da come vedete non ho scelto tante cose salate, perché io il salato, il dolce invece adoro, quindi io andrei di questa qui. Sì, dietro vedete i bicchieri per sorreggere, ma non ci interessa. Queste qui sono delle riccioli di mais. Uso patatine di mais. Va anche il piattino, quindi. Sono eccezionali. Questa marca qui le trovate all'Eurospin, quindi ve le consiglio perché sono davvero buone. Sembrano uguali alle originali. Le originali sono quelle della San Carlo. Non lo so. Ma
facendo attivare le mascelle. Da, sono le 9:57 e di mattina attivarle così. Mi fanno male le mascelle perché sono dure. Allora, quindi stando sempre a masticare, a masticare, a masticare, tra 2 minuti mi viene il mal di testa. Però sono buone. Ecco cosa mi sono dimenticata. Mi sta abbassando la voce. Mi sono dimenticata i tovaglioli, ma non ce ne frega, un emerito. Bip. Ma qui? Ok. No, mi sembrava di stare fuori fuoco, invece no, già mi stavo sentendo male. Vediamo. Ho fatto un emerito macello. Allora, io andrei di questi qui, oh. Questi non li mangio da un sacco di tempo, a parte che, figuratevi, quando vado al supermercato queste cose non le vedo. Però io ero rimasta alle tortine dello Hacker, invece. Eccole qui, oh. Queste qui sono cioccolato e cocco. Quindi, sono qua. Ah, ma sono così io. Ci sono rimasta male, mi pensavo che erano come questi, tipo questi quadrati.
Vabbè. No? Iniziamo con la prima, eccola qui. Vediamo come si presenta. Bellino. Eccola qui. Carta. Via. Oddio, via. Il cocco è troppo buono. Qualcosa di morbido, ma allo stesso tempo duretto, però buono. Perciò dicono lo hacker che bontà. Three. Mi è uscita la voce uguale. Anche questi sono magros. E anche i low hacker sono andati. Allora, beviamo un po' acqua. Tazza. Buoni, troppo buoni. A fine video vi chiederò una cosa, quindi restate a fine video. Cosa andiamo, mo? Facciamo salato e poi ci lasciamo questi qui, io per ultimo lo metto qui così li vedete. Vado. Sì, allora qua dietro abbiamo le banane e questo, perché vi dico perché ci sta, bisogna anche parlare, mica mangiare solo. Il bicchiere, solo col bicchiere scivolava, e quindi tutto questo, ma adesso vanno via, che le cose salutari in questo video non ci interessano. Allora, questi qui sono degli arachidi croccanti penny. Forse ho sbagliato, li dovevo mangiare all'inizio, ma vabbè. Eccoli qui, perché questi qua sono un po'... Vabbè, ma il mio stomaco è di ferro. Sì, con i cosi di cocco, ma vai! Dopo le finiamo di mettere, è caduto pure a terra, ma non ci interessa. Eccoli qua, sono così io. Sì, per chi ha visto il video di Halloween, non sono quelli di Halloween. Comunque, per le cose salate potevo prendere qualcosa di meno croccante. Thank you.
Questi qui non li finisco, ce ne stanno pochi dentro a mano, quindi questi qua manco li finisco perché sono un po' forti. Poi sempre a masticare mi fanno male le mascelle, sono proprio sincera, no, perché non ce la faccio. Tengo le mani sporche, ma io non mi alzo per andare a finire i fazzoletti, quindi mi dovete sopportare un secondo. Allora, io inizierei con questi Kit Kat. Allora, sì, sotto la canottiera di Mammolo, tutto a posto. Allora, questi qua sono gusto cookies and cream, non della Kit Kat. Io non l'ho mai provati questi, e quindi per non prendere i soliti ho voluto prendere questi qui. Quindi vediamo un po' come si presentano. Bellini, wow, che belli. Chi è interessato, questi qua l'ho trovato all'Ocean. Ho ancora queste cose in bocca, quindi un attimo, ti sta mischiando cocco e paprika. Benissimo, assaggiamo. Vedete, un ripieno questo qui, oh. Buono, ma non mi fa impazzire. Però è buono. Però il cioccolato bianco sembra quel cioccolato un po' scadente. Mi dispiace di essere, ma così è. Non è mica capace di metterlo così a mangiarlo. Ah, io ero convinta che dentro c'era la cremina, ma quanto sono stronza, cioè quanto sono stupida. All'interno c'è il biscotto. Buongiorno Giulia, tu hai capito che sono? Ho capito che sono le 10:19. Però. Allora, adesso ci rimangono. Ah, volevo aprire una parentesi qui. Allora, nell'immagine di copertina voi avete visto che c'era lo scatolo di questi e lo scatolo dei Kit Kat. Allora, quelli già non erano contati nei macro, perché io ho messo nei macro che ho scritto due di questi, e cioè quattro pezzi, perché ogni cosa ha due pezzi, e dell'altro lo stesso, quindi per questo mo sto un po' scoppiando, però ci entreranno questi due.
cioè più che scoppiando mi porta un po' lo stomaco, perché mangiando sempre cioccolata, infatti per questo ho conservato questi per ultimo, che sono un pochino più biscottosi, almeno da fuori, perché questi cosi non li ho mai provati. Vediamo. Sono da pozza. Però io mi devo prendere una pausa di 2 secondi perché sto morendo. Cioè, bevi di sordo. Questi sono tutti l'effetto degli zuccheri. È tutto. Infatti, dopo che finisco qui, riordino il macello che ho fatto e poi mi alleno, perché altrimenti perdo tempo e no. Quindi mi alleno. Io per vi dico un'altra cosa, ve lo dico ma poi dopo mangiamo. Allora, io dovevo fare questo video, doveva essere di 10.000 calorie challenge. Ho preferito evitare, perché ho evitato perché mi sto preparando per Natale. Quindi già dalla settimana prossima mi preparerò a Natale. Perché comunque a Natale, essendo che molti di loro fanno i vlogmas, queste cose qui, io non ho una giornata molto interessarvi da farvi vedere. Le mie giornate sono sempre quelle: svegliati, preparati, vai a scuola, esci da scuola, vai in palestra, vieni a casa, fai i compiti, prepara pranzo, eccetera, cena, merenda, dormi, basta. Cioè queste sono le mie giornate dal lunedì al giovedì, quindi non li farò. Però farò dei video molto interessanti che vi piace guardare, perché piace guardarle anche a me. E quindi farò una cosa più divertente, e quindi perciò non ho voluto eccedere con questo video, ma comunque portare qualcosa di diverso nel mio canale e di divertirci. Volevo aprire questa parentesi così. Ci saranno dei video carini, spero di poter rifare tutti i video che ho in mente, è per questo, e quindi poi quei video si trasformeranno a lungo andare in 10.000 calorie, però non vi svelo nulla, e quindi un altro video di 10.000 proprio calorie ci sarà, penso, l'anno nuovo, no penso ma sicuro, e poi vedremo un po', chissà, boh, se cambio idea. Vedo questo qui è il Kinder Kart Cards, a bondi, andiamo. È così. Già è difficile mangiare 4.000 calorie comunque in poco tempo, in 33 minuti, quindi. Allora, a me sinceramente queste cose mi fanno ribrezzo. Kinder, ma veramente stai facendo? È lo scherzo? Dov'è la sorpresa? Cioè, sono immangiabili. Di che sanno? Di niente. Sono biscotti scaduto. Ma sono scaduti? No, non si sa. Oddio, è delusa. Ma che re? Non mi piacciono. Ma no, perché non ce la faccio a finirle, ma perché fanno schifo. Cioè, che si sa di niente, di latte. Vabbè. No, non li finisco, perché sinceramente mia sorella gli piacciono, gliele faccio mangiare a lei, ma che resta cosa? Cioè, ma che è vaniglia e cioccolato con il latte dentro? Va bene. E nulla, allora io mi faccio un po' indietro, perché mi voglio salutare come Dio comanda. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, attivate la campanella per non perdervi i miei video, iscrivetevi al canale e mi raccomando seguitemi su Instagram. Lì pubblico il mondo, e seguitemi se volete qualche news. Se volete rispondere a qualche sondaggio per dicembre, ops, primo video svelato. Quindi seguitemi, io vi lascio un grande bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!